Oh, cari tutti, ragazzi, io sono Genius 39 e ci sono anch'io, Stone. Ragazzi, cari, io sono Genius, vedete come sono la parte di Dragon Ball Xenoverse 2. Nella scorsa parte eravamo rimasti che Towa e Mira avevano fatto arrivare qui Bills e Whis, non si sa perché, non si sa dove sono finiti. E comunque Whis ci aveva detto di allenarci, cioè Whis ci aveva chiesto se volevamo essere allenati. Per l'occasione, dato che dobbiamo essere allenati, mi sono messo anche la tuta d'allenamento, quella che ci ha dato Vegeta nella scorsa parte, quando abbiamo fatto il Super Saiyan. E comunque andiamo allora, Whis, fammi fare questo addestramento insieme a te al Lord Beerus. Vediamo se sarà qualcosa di impossibile come nell'uno o se sarà qualcosa di fattibile. Vediamo, vediamo. Eccolo qua, allenamento, il capriccio di Whis. Sconfiggi Whis. Se si tratta solo di Whis ce la posso fare. Abbiamo anche Bills dalla nostra parte, ma allora è facile. Pensavo fosse difficile, invece. Vabbè, carica massima allora, dato che abbiamo questa bellissima tuta che non ci potenzia né diminuisce niente, se non erro. Trasformiamoci subito in Super Saiyan 3 e andiamo all'attacco. Bills, bravissimo Bills. No, evita Whis, attenzione. Boom, rottura del vigore e ora si va. Vai, vai con le Wombo Combo. Vai così. Boom, no. Attenzione. Whis ha ripreso subito il vigore. Non ci credo. E ora lo seguiamo e si fa la mossa. Kame Kaioken per 4. L'abbiamo beccato soltanto con un'onda. Ah, Bills, dacci una mano che dobbiamo prendere il fiato. No. Sì, bello. Abbiamo fermato la mossa e andiamo. Vai. No, che palle però, Whis. Eh no, non ho vigore. E bella, bella Whis, bella. Lampo finale, vai. Boom. Preso in pieno, signorina Whis. Questa tuta d'allenamento non lo so. È strana. Oh, 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 oh. Whis, combatti senza usare quel bastone, grazie. Usa i pugnazzi. No, ci ha fatto la presa, oddio. Boom. Questa presa è bellissima. Bellissima la presa di Whis. Noi gli facciamo la sua. Cioè, noi gli facciamo la mia, nostra. Non ho vigore, devo recuperarlo. Però questo qua è stronzo. Ma Bills è sparito, ok. Siamo da soli, ecco perché Whis adesso è molto più forte. Madonna mia, Whis, ho capito che sei l'essere più forte al mondo. In realtà nell'universo forse non si sa ancora chi è il più forte. Ma Whis è uno dei più forti e ci stai zando. Mannaggia a te sto bastone, ma beccati il lampo, no, no. Aia, leva tutto il vigore quel colpo. La stessa mossa anche di Bills. Ma Whis di merda, ma vai a cacata. No. Colpo finale non c'era. Olè, Torero pure qui su Dragon Ball. Ok, vigore adesso ce l'abbiamo al massimo. Vorrei fargli le combo allora. Sta combo non mi riesce mai veramente. No, ma dai, avevamo tutto il vigore. Lui ce lo rompe, che cazzo. Ora, lampo. Perché rimane 30 anni immobile, madonna. Lampo finale, ora subito veloce, grande. Era meglio farlo prima però che non c'aveva il vigore. Adesso c'è ancora qualche chance di vincere. Aia, spammer, 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 spammer. Stop spam this move, please, Whis. Whis sama. Cammina dirompente che non volevo fare perché volevo fare la Kaioken, ma va bene. Boom, beccati la presa. Eh sì, KO, così, di presa. Allenamento con Whis fatto. Ora mi sento meglio. Perché anche Bills c'ha il simbolo di Whis in fronte? Mi è sempre più tranquillo, Lord Bills. Sono ancora infastidito per il tuo scarabocchio, però. Ah, ecco. Gliel'ha fatto proprio mentre combattevamo. Calmati, dai, mentre torniamo a casa ci fermeremo a prendere del sushi. E va bene, sì, mi sembra un'ottima idea. Allora lascerò a voi la distruzione di Towa. Bene, ci penseremo noi. Consegneremo alla giustizia tutti coloro che oseranno interferire con la storia. Bene, allora ci vediamo.
Ma chi pensa di essere per parlarmi in quel modo? Ehi, guarda che ti sento. Ma io non ho detto nulla. Sì, vabbè. Statemi bene. Ciaone. Adesso Towa sa persino come violare il nostro sistema di comunicazione. Continuano a giocarci dei brutti scherzi. Questo però significa che sono a corto di opzioni. Tarles, Slug, Cooler, Broly, Janemba. Non sono rimasti molti guerrieri di quel livello. Lo scontro con Mira si fa sempre più vicino. Dobbiamo difendere la storia dell'universo. Certo. Giusto. Giuro che la pagheranno per aver fatto infuriare Lord Bills. Perché sta... si faccia... certo. Come mai all'improvviso tutto questo entusiasmo? Boh. Rimettiamoci i vestiti che stava prima e andiamo da Trunks. Ok, Trunks, andiamo a parlare con te. Zagadudes. Come va? Non sembra ci siano variazioni nella storia da segnalare. Anche Towa e gli altri sono piuttosto tranquilli per ora. Chissà cosa stanno tramando. Penso di andare a dare un'occhiata alla canna del tempo. Venire con me? E allora andiamo, Trunks. Vediamo cosa succede. Tanto succederà sicuramente qualcosa. Perché ogni volta che si va lì, prontamente arriva qualcuno a infastidire la storia. La situazione è molto calma, persino troppo. Di solito la quiete mi piace. Ora però mi rende nervoso. Forse dovremmo fare qualcosa. Del tipo? Stavo pensando a quel Saiyan mascherato. Alla fine era Bardock, giusto? Sì, era lui. Cioè è un genio. Non riesco proprio a immaginarmi Bardock che collabora con Mira, se devo essere sincera. Aveva un'aria strana, era come se la sua mente fosse sotto controllo. Controllo mentale, dici, eh? Quindi liberandolo forse si schiererebbe dalla nostra parte. Esattamente! Se poi avesse qualche memoria dell'accaduto, potrebbe persino rivelarci qualcosa dei loro piani. Allora andiamo a cercare il nostro amico Bardock. Come possiamo trovarlo? Se scoprissimo quando è svanito Bardock, con ogni probabilità troveremmo Towa e Mira. Sappiamo cosa fare. Andiamo indietro nel tempo? Non lo so, mettiamoci all'opera. Oggi ci aspetta un lavoro di investigazione. Io verrò con te, va bene? Forza, andiamo. Come on! Era 737, all'esplosione del pianeta Vegeta. Infatti abbiamo Freezer. Freezer lo stiamo sfidando un sacco di volte, ragazzi. Ho capito che pure lui nell'anime ha fatto un sacco di roba. Ma caso, sempre Freezer, Freezer, Freezer. Ecco Bardock che sta per andare a finire nel passato, in teoria, perché poi dallo speciale di Bardock si capisce. E invece no, viene risucchiato da una forza malvagia che penso sia quella di Towa e Mira. Infatti, eccoli qui. Che cosa stanno facendo? Anzi, cosa hanno fatto? Perché siamo nel passato, in teoria, no? Oppure loro pure stanno viaggiando? Non ci capisco niente. Qua siamo nell'era punto interrogativo. Ok, quindi non sappiamo la data. Sembra che abbiano usato un buco nero per catturare Bardock, me ne sono accorto. Che razza di posto è questo? Comunque, mi ricorda la Terra, ma è tutto in rovina. Chi è che arriva? Towa. Bardock, l'uomo mascherato. Sconfiggi tutti i nemici. Ok, arriva Trunks che sta per colpire Towa, ma arriva Bardock Timebreaker. Quindi sì, dobbiamo batterci con lui. Saiyan mascherato. Ormai sappiamo si chiama Bardock, puoi anche dire Bardock, eh. No, Trunks si è buggato di sotto, ma sarà imbecille. Trunks, ma sarai coglione, veramente. Questo qua cerca di colpirlo totalmente a cazzo di cane, vabbè. Dove sei? Vai col Final Flash! Non gli si leva tantissimo. Ma Bardock, vai via! No, Bardock è nostro, non è stato per nulla facile a controllarlo. Riuscire a controllarlo. E mi dispiace, ma ce lo riprenderemo. L'abbiamo catturato per un soffio che ha perso il controllo ed è fuggito in lontano passato. Sì, qua stanno rimembrando di Bardock che è andato a finire nell'era di Chilled da allora. Arriva anche Mira. Ok. Si fanno toste le cose. Quindi Trunks vai su... No, ci vado io, ci vai te. Chi ci vuole andare sul Saiyan mascherato? Tanto mi dovrei trasformare, quindi boom! Trasformazione. Eh sì, andiamo su Bardock, dai, chi se ne frega di Mira. Mira l'ammazziamo dopo.
Dimmi che l'ho beccato. L'ho beccato al volo. Bella lì, bella lì. Un altro lampo e muore. Carichiamo l'aura perché se no si detrasforma. Per fortuna ci ha lisciati con le sue pallette. Invece no, stavolta ci ha presi. Ci ha rallentati. E vabbè. Ma ha fatto la presa? Ma cosa? Allora sei stronzo. Vieni qua. Oh, scontro. E ora si finisce con la cannonata dirompente. Andiamo. Cannonata dirompente. Ok, uno è andato a KO. Tocca a Mira. Mira ovviamente non l'hai scalfito per niente, Trunks, perché ti sei ribuggato. E quando mai Trunks non si bugga? Ogni volta che ce l'abbiamo a combattere insieme a noi si bugga. Guarda, nonostante tutto riesce a vedere Mira. Eppure Mira riesce a vedere Trunks. Ok, cioè avete la vista raggi X, non ho capito. Mira, muori! Ciaone, da sottoterra ce l'abbiamo fatta. Incredibile i bug. Guarda, yeee, ci abbiamo preso C, grazie. Con il lag, con i bug, che dovevo fare? Ok, Bardock forse l'abbiamo fatto tornare in sé, quindi ci aiuterà, vediamo. No, il buco nero, ci fa entrare dentro un buco nero? No, non ci credo. Ho un ultimo asso nella manica. Ti spedirò nello spazio infradimensionale. Oh, sarà un viaggio di sola andata. Una volta là non si torna indietro. La mia battaglia non si è ancora conclusa. Ormai non serve preoccuparsi di loro. Vediamo di finirla in fretta. Mira, è ora di andare. Che succede? Chi? Il nostro vecchio pattugliatore, sicuramente lui è tornato. No, è Bardock. Bardock ci ha salvati, ok. Pensavo fosse il vecchio coso. Vabbè, ma cosa? Intanto qua filmato animato, bello. Bardock! C'è Bardock che sta tenendo fermo Mira. Non riesco a scrollarmelo di dosso. Non riesco a scrollarmelo di dosso. Ah! Dove l'ha portato? Ah, davanti, ok. No! Ok. No. Sei più potente di me! Come osi prenderti gioco di me? Bravo Barda. Questa volta non c'entrano i Saiyan. E neppure mio figlio Kakarot. Sono qui per vendicarmi. Ma è sottovalutare la forza di un Saiyan! Preparati. Vanno entrambi nel buco nero, davvero? O solo lui? Come posso essere stato sconfitto da te? E Bardock che fa? Va insieme a lui? Sì, seriamente. Sacrifica, ok. Bardock! Il mio Mira! È finita, Towa. Dopo la fatica che ho fatto per rinforzarlo. Bel capolavoro, davvero. Che pena. Ma non mi arronderò così facilmente. Chi c'è? No! Non ci credo! Ma dai! Ha preso il possesso del nostro vecchio eroe! Dobbiamo sconfiggere... Ma fa vedere, ma c'ha le stesse mosse che avevo lasciato io? No, c'ha altre mosse, ok. Trunks, come al solito, tu attacchi mentre io mi carico. Avanti. Schiattato il meteorite! T'ho preso, sai, vecchio me, t'ho preso! No, ci ha fatto lui la presa, attenzione. Poi se ne so perché abbiamo tutti e due gli stessi vestiti, quella la cosa. Carica massima! Towa, però non mi devi rompere, devo andare contro il vecchio me. Vieni qua, vecchio me, vieni qua! Che ti si fanno le combo che non sai fare. Ma cosa? Sta mossa ferma le prese? Ho preso sfigato io, boh. Carica massima! Sta facendo? Ah, la... Oddio. Stranissimo. Kamehameha Kaioken per 4!
12 colpi e basta, solo ne faccio 20, quindi i primi colpi non sono andati a segno. Dai che lo colpiamo, boom! No, e lo scontro ragazzi. Il lampo finale c'è! Separato. Ha fatto lo scudo protettivo, sto stronzo infame del mio stesso passato. Devo caricare l'aura. Se non ricarico l'aura perderò il Super Saiyan 3. Ok. Vai, che l'abbiamo quasi finito. Dove sei? Kamehameha. Ma mi hai bloccato l'onda energetica dirompente, serio? No, si è buggato lui, cazzo, si è buggato. Ma dai, non ci credo, va finita così per via di un bug, serio. Col lampo non riesco manco a colpirlo. Proviamo, ci va in basso, no? Sì, ok, l'abbiamo colpito. Lo stiamo colpendo, va bene così allora. Facciamo i lampi finali e ce lo dovremmo fare. Da qui dovrebbe essere proprio preciso. Ok, siamo caduti pure noi in basso. Quindi sarà un combattimento sottoterraneo. Combattimento sottoterraneo. Oh, perché non mi fate trasportare, madonna, mori. Conclusione. Ok, ci abbiamo messo gli anni. Guarda come casca giù nell'oblio. Ok, colpito, gli si è levata la maschera e gli si è levato il potere maligno. Gah, idioti, sono circondata da idioti. Vabbè, in questo caso dovrò ripartire da zero. Che cosa sta facendo? Cosa diavolo? Cos'è? Perché sta sparendo? Che sta succedendo? No, ora prende o noi o Trunks. No, questo piglia Trunks, sicuro. No. Ok, no? Non gli si attacca la maschera? E allora cosa cazzo? Strano, molto strano. È sparito il nostro vecchio patroller e Towa se n'è andata. Che bello rivedervi. Quando il contatto si è interrotto mi sono preoccupata. Dove eravate finiti comunque? Abbiamo attraversato un buco nero, giungendo in un punto imprecisato del tempo. Ricordo che il mio braccio destro... cosa ha fatto il tuo braccio destro? Aspetta. Tu sei il mio braccio destro, vero? Vabbè, sì, ma lui intende quell'altro. Aspetta un secondo, cerca di fare mente locale. Voi due avete lavorato a lungo assieme, adesso non voglio vedervi litigare. Ma chi sta litigando? Certo, noi quattro abbiamo il dovere di difendere la storia. Cos'è? Aura maligna? Cosa succede? La storia sta cambiando su tutte le pergamene contemporaneamente? Oh no, dei cambiamenti di questa portata avranno effetto anche su questo mondo. Mentre noi cerchiamo di individuarne la causa, tu e Trunks andate a controllare la situazione all'esterno. Va bene. Però non adesso. Chissà cosa starà succedendo. Non lo so, lo scopriremo nel prossimo episodio, perché questo video finisce qui. Se questo video più o meno ti piace, mettete il sito di postare Facebook e saranno testa della canzone in sezione. E noi ci vediamo domani 14.30 con una nuova parte della Revolution Verse 2. Stasera 7:30, un nuovo video. Ciao ragazzi. Ciao, sono la voce parlante di quest'outro. Clicca sopra il nostro logo per iscriverti al canale. Invece se vuoi vedere i nostri video precedenti, clicca uno dei due video che trovi sulla tua sinistra. E buona permanenza sul canale.